Commissione europea. Muchas gracias. Onorevole Zoffoli. Buongiorno, grazie Presidente. Sulla questione molto complessa e non nuova degli OGM ritengo serva un approccio meno ideologico, più equilibrato e anche con più trasparenza e un maggior coinvolgimento da parte della scienza e dei cittadini. È infatti fondamentale incoraggiare una ricerca libera e responsabile per capire quali siano gli effettivi rischi e benefici. La proposta di regolamento in discussione è da respingere, non interviene sul vero tema che ha la contestata procedura attraverso la quale l'Unione Europea autorizza gli OGM ma concede facoltà agli Stati membri di vietarne o meno l'utilizzo sul proprio territorio. Peraltro in mancanza di una vera valutazione seria e completa d'impatto, con il conseguente rischio di creare più problemi che soluzioni. La proposta è del resto impraticabile perché porterebbe alla reintroduzione dei controlli alle frontiere, a cancellare le conquiste del mercato unico. È poi importante considerare l'impatto negativo che questa proposta avrebbe sul settore dell'allevamento dell'Unione. Se l'ambizione è di fare regole valide per tutti gli europei, serve una nuova e ben diversa proposta. Grazie. Onorevole Brannen. Thank you, Chair. Regulating GMOs is a question of both reason and responsibility. Reason should dictate whether we decide to use GMOs in the first place. Some GMOs are known for their potential to contribute to tackling the challenge of global food security.